Dire di aver suonato anche davanti alla casa dove è nato Elvis Presley adesso. No, I'm from Italy. From Italy. Northern Italy. From Italy, right, very close to Milan. Oh, Milano. Yeah. Milano. Do you know? Yeah. Oh, yeah, I've been right there, sure. This is the 15 acres that you're on, okay? Yeah. And you are, we are right here. Ah, okay, number four, okay. Your house. Yeah, right? Yeah. And that's the house. There are 22 venues that we created to tell the story of Elvis the Boy. Yeah. We took Elvis and we tore him apart into two pieces. Okay. Elvis the Entertainer, and you know those stories. Come on, we got to. One is Elvis the Entertainer. Yeah. Everybody knows those stories. And the other is Elvis the Boy. Nobody knows stories except us. So, and then before you get up to leave, dream your next dream. You can't live, you can't leave without a dream. Hey. Thank you so much. Just enjoy. Thank you. Enjoy. Yeah. Thank you, really. Thank you so much. Good to see you again. Great. Thank you. Have a good night. God bless you. And this is America. Questo signore è un responsabile della fondazione Elvis Presley e stava andando in auto, mi ha visto con la chitarra e si è fermato per raccontarmi la sua storia, la sua visione del mito di Elvis, dell'Elvis bambino e di tutte queste figure simboliche che sono state ricreate, ricostruite qui attorno alla casa natale di Elvis. Ed è un qualcosa di speciale perché permette di ripercorrere la vita di un artista straordinario, famosissimo, ma anche che ha sofferto nella sua vita, nonostante tutte le ricchezze e il suo grande successo. È una persona che comunque ha sofferto, probabilmente ha sofferto il troppo successo e la solitudine legata al successo, il declino fisico. Questa statua rappresenta l'Elvis bambino a 11 anni e l'Elvis star. Il senso di questo posto, secondo quello che ci ha spiegato il signor Henry, è che non bisogna smettere di sognare, bisogna avere sogni e continuare a sognare, perché quello che ha portato Elvis a diventare The King è stato proprio la sua voglia di sognare una vita migliore. Qui da East Tupelo, un paesello che probabilmente all'epoca era di poche anime, poverissime, ha dato i natali a uno dei più grandi artisti del XX secolo, come Elvis the King Presley. Sharing across the deep.
Yeah.